Salve a tutti, eccoci qua, io sono Lord e questo è il primo video della prima canzone, ovvero Sweet Talk dei Whitesnake. Probabilmente metterò qui qui adesso non so di preciso dove, una finestrella per YouTube, così vedrete anche voi quello che vedo io. I brani sono originali perché mi è stato consigliato di ascoltarmi quella tipologia di brani senza prendere a riferimento dei live particolari. Ovviamente se ci sono dei brani che hanno dei fade out di qualche tipo, lì ci metteremo d'accordo poi con la band per capire come loro vogliono chiudere la canzone. Per cui niente, è una canzone che già conosco, non l'ho mai suonata però. Non sono molti anni che non l'ascolto nuovamente, per cui cuffie e si parte. Ok. Ok, c'è già un primo intro di batteria che supporta. Riff. Ok. Un ingresso anticipato. E qua è giusto. Sempre Charleston. Prendo due appunti. Certo che il groove. Mi pare. C'è una campana sotto. Di quelle da mucca. Non so se si chiama così, eh. Di nuovo ripete. Sempre Charleston. Il ritornello? Ritornello. Oh, non ricordavo questa cosa qua. Un po' di tensione. Lemon, che bello. Mamma mia, adorabile. Ritornello. Tempo dimezzato. E poi carica. Ok. Sempre Charleston. E via di strofa. Bello, eh? Un tiro forte. Ritornello? Ok, buono. Finale? Ok, va bene. Ok. Buono. Buono. Bene. Ora io me l'ascolterò un po' di volte.
mi segnerò giù un attimino meglio anche le parti, le strutture, almeno i blocchi. Mi pare di capire che è molto modulare, tanto Charleston, se non in quella parte di tempo dimezzato che passa sul ride. Io la campana non ce l'ho, la campanota non ce l'ho, per cui andrò di Charleston. O al massimo per creare un po' di suono un po' più secco, usare un tom? Non so, voi come la fate? Beh, se avete la campana, dubito che non avrete nessun tipo di problema. Ok, adesso mi imposto giù due cose, faccio un po' di ascolto e ci rivediamo qua. E rieccomi. Ho fatto un po' di ascolti ripetuti, sentendo più che altro gli intro. Ma i vari pezzi, i fill, poi grosso modo la cassa cercherò di andare in maniera abbastanza lineare, insomma, non farò ovviamente colpo per colpo, ma proverò a essere più lineare possibile e divertirmi. Oh, e alla fine è quello che vogliamo tutti. Sia io che i miei compari, dai, diciamola così. Bene, allora io adesso vi metto il sovraimpressione, il foglio che ho prodotto. Come vedete ci sono delle parti. Poi non sono stato tanto lì a vedere se sono scritte correttamente o meno da un punto di vista strutturale. È tutto molto bozzato, è tutto molto sgrammaticato, anzi ci sono anche tanti errori. Però è giusto per tenermi un riferimento delle parti che mi sembrano più fondamentali. C'è l'intro, ovviamente con la prima parte di pause per la batteria. Entra, credo faccia una figura del genere. Dopodiché piatto, credo si scriva così il piatto, non lo so. Dovrebbe essere quassù, poi non ho idea se corrisponda ad una nota precisa o cosa. La pre-strofa sarebbe il riff, effettivamente, l'ho chiamata in maniera scorretta, però sarebbe il riff. Va in levare quando, sull'ottavo del levare. Prima di iniziare la strofa, poi la strofa, io semplicemente ho messo un ritmo a 4 quarti. Ragazzi, non sto tanto lì a vedere due strofe da 8 battute, non sto tanto lì a vedere le finezze, ripeto, cerco di essere più corretto possibile linearmente parlando. Ritornello, ora quel campanotto tra parentesi diventerà un Charleston per forza. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Riprende dalla strofa e poi nel ritorno al ritornello, un ritmo di Charleston sempre. E passa poi alla parte sotto, quella con Charleston. A sedicesimi, è vero? Ottavi, non me lo ricordo più. No, sedicesimi dovrebbero essere. Sì, sedicesimi. Il solo, il tempo dimezzato viene dopo al solo e poi ripete fino al ritornello B, ritmo, ritornello, finale, senza piatto. Ta-ta! Tu-tu-tu. Se vogliono farlo così, se vogliono farlo diverso, faremo diverso. Come vedete, io ho messo dei colori. Quindi diciamo che la lettura non farà parte poi effettivamente dello studio sulla batteria. Cercherò di andare più a memoria possibile, cercherò di essere più sciolto. Seguirò l'indole rock. Più che altro credo farò riferimento a quella parte che c'è sotto, quei blocchetti colorate. Perché mi sono suddiviso il ritornello con il blu, le strofe, scusatemi, i riff senza il cantato
in arancione, le strofe in rosso, i ritornelli belli marcati in verde, gli stacchi vari, che siano lo stacco di Charleston, che sia il tempo dimezzato a Ride in giallo, il sole in viola e credo che almeno a occhiata, insomma, grosse cappelle, spero di non farle. Però vedremo sul campo. Tanto è tutto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, se ci sono errori, se secondo voi suona diversamente, se ho fatto delle considerazioni errate e vedete voi, insomma, questa è la mia prima bozza, poi magari, non lo so, forse correggerò suonandola in quel frangente, vedrò, vedrò. Io vi saluto, grazie per questo primo ascolto con me e chissà, alla prossima.